Solenopsis invicta, conosciuta anche come formica di fuoco o Rifa, Red Imported Fire Ant. Appartiene al genere Solenopsis nella famiglia Mirmicine e sebbene sia di origine sudamericana, è stata introdotta accidentalmente in diversi paesi asiatici, caraibici e negli Stati Uniti. Di recente sono state introdotte sempre accidentalmente in Australia e Nuova Zelanda e non è nemmeno trascurabile l'unico ritrovamento ufficiale di una colonia di queste formiche in Europa, più precisamente nei Paesi Bassi. Studi sul corredo genetico di questa specie rendono possibile la tracciabilità della sua espansione e dai risultati fino ad ora ottenuti è chiaro che l'intera popolazione mondiale, diversa da quella del luogo di origine, è il frutto di introduzioni accidentali di colonie provenienti dagli Stati Uniti. L'epiteto specifico, invicta, deriva dal latino e significa invincibile. Da qui possiamo ben capire il motivo per il quale questa specie sia tra le più studiate e monitorate al mondo e la ragione per la quale sia annoverata tra le 100 specie più pericolose del pianeta. Volendo parlare dell'aspetto generale di questa specie, possiamo dire che è una formica polimorfica di piccole dimensioni. Sostanzialmente è divisa in due caste di lavoratori, minori e maggiori, con misure che vanno dai 2 ai 6 mm ed innumerevoli varianti tra due parametri. Le regine, invece, hanno dimensioni che variano tra i 7 e i 10 mm. Tutti gli individui di questa specie, tranne i maschi, sono dotati di pungiglione che serve loro per iniettare un veleno che solo questa specie produce, la solenopsina. La solenopsina è un alcaloide che una volta iniettato stimola immediatamente i recettori del dolore. Il dolore della puntura è forte, intenso e, come riportato dal nome gergale di questa specie, formiche di fuoco, provoca una sensazione di fortissimo bruciore, come se un fiammifero acceso vi venisse infilato sotto pelle. A dispetto della sua intensità, il dolore cessa abbastanza velocemente dopo il suo picco, che si raggiunge in una ventina di minuti. Il problema più reale legato alle punture di questa specie è dato dal fatto che per ogni sito in cui è stato iniettato il veleno si svilupperà una vescicola che con altissime probabilità tenderà ad infettarsi. L'area colpita risulterà molto irritata ed ematosa e il recupero alla normalità spesso richiede l'ausilio di farmaci. Se il 95% del veleno è composto da solenopsina, il restante 5% è costituito da una serie di proteine molto potenti, le cui tossine causano anafilassi in soggetti con allergia a queste sostanze. Una nota positiva però va citata a favore della solenopsina. Questa sostanza è tema di studio in alcuni centri di ricerca, poiché questo alcaloide ha dato risposte molto incoraggianti per il suo impiego nella cura di una malattia della pelle, la psoriasi. Tornando all'utilizzo del veleno da parte delle formiche, è noto che Solenopsis invicta sia solito cospargerlo sulle larve della propria covata, in modo da renderle non attraenti per i predatori della colonia. Il ciclo di vita e di riproduzione di questa specie risulta essere abbastanza articolato nei suoi aspetti. Il volo nuziale di Solenopsis invicta è regolato dalle temperature. Il calore e la bella stagione danno il via ai voli nuziali che spesso si concentrano nei giorni a ridosso delle piogge. Questa specie non compie voli nuziali che coprono elevate distanze. Si stima un'altezza compresa tra i 60 e i 100 metri ed un raggio massimo compreso tra i 1200 e i 1600 metri. Per contro, la massa di formiche sessuate che formano lo sciame è davvero notevole. Osservazioni più dettagliate riportano il flusso in uscita dei sessuati dal nido, quantificabile in circa 3.000-3.500 esemplari alati all'ora, ripetuto alcune volte nell'arco della giornata e protratto per alcune settimane. Il comportamento a seguito del volo nuziale dà vita a una serie di varianti in termini di fondazione. Un'alta percentuale di regine darà vita ad una colonia monogenica, con ciclo veloce. I dati riportano che da una fondazione partita a maggio si sviluppa una popolazione di circa 7.000 esemplari in 4 mesi. Una certa percentuale, invece, darà origine a fondazione per pleometrosi, meccanismo grazie al quale è possibile la fondazione contemporanea di più regine riunitesi in un piccolo gruppo. Ma dopo la nascita delle prime operaie, solo una regina resterà in vita perpetrando il ciclo della colonia. Le altre verranno abbattute dalle operaie,
e il criterio di selezione della scelta della regina che resterà in vita è dettato dalla potenza del feromone emesso dalla regina stessa. Per spiegare la terza variante di fondazione, la poliginia, bisogna addentrarsi brevemente in concetti genetici. Un cromosoma sociale presente nel DNA di Solenopsis invicta è in grado di differenziare l'organizzazione sociale della colonia. Questo cromosoma ha due varianti, che per semplicità chiameremo variante 1 e variante 2. Se la variante 1 è presente nel corredo genetico della regina fondatrice, le operaie che nasceranno, portatrici anch'esse della medesima variante genetica, accetteranno di buon grado tutte le regine che dovessero atterrare nei pressi del loro nido, consentendo loro la fondazione poliginica unitamente alla regina di partenza. Questa possibilità rende di fatto alcune colonie virtualmente eterne con rinnovo stagionale continuo. Bisogna anche sottolineare però il fatto che dalla colonia verranno accettate solo le regine neosciamate che possiedono la variante 1. Tutte le altre regine verranno abbattute. Studi scientifici hanno dimostrato che le operaie riconoscono, via feromoni, la variante del cromosoma delle regine. Se invece una regina ha la variante 2 del cromosoma sociale, genererà operaie che stermineranno qualsiasi regina tenti di fondare in collaborazione con la regina di partenza, dando di fatto origine ad una colonia assolutamente monogenica. Interessante sapere che in colonie poliginiche vengono accettate regine non fecondate che produrranno uova dalle quali sfarfalleranno maschi. Il tutto farebbe pensare ad una strategia rivolta a mantenere il patrimonio genetico il più variato possibile, nonché all'uso di questa risorsa, i maschi, che la colonia utilizza in particolari situazioni, ad esempio durante le alluvioni. Sostanziali differenze vengono riportate anche nella morfologia delle regine monogeniche rispetto alle poliginiche, rilevando il fatto che le regine di colonie monogeniche siano tendenzialmente fisiogastriche, contrariamente alle poliginiche, in cui viene osservato un gastro di dimensioni decisamente inferiori. Altro aspetto interessante è dato dal fatto che in colonie monogeniche nascono operaie più grandi, più aggressive, più adattabili, a dispetto però di un numero inferiore rapportato al numero raggiungibile dalle colonie poliginiche. Nelle colonie poliginiche, invece, il feromone delle regine tende ad abbassare la guardia, ad originare operaie di dimensioni più piccole, ma certamente più avvantaggiate dall'elevato numero. In sostanza, si stima una presenza di un massimo di circa 400.000 soggetti in una colonia monogenica, mentre il numero diventa pressoché illimitato in colonie poliginiche. A riguardo, una colonia monogenica avrà un'aspettativa di vita attorno ai 3-5 anni, mentre una colonia poliginica funziona come un calendario perpetuo, non cessa mai. A voler essere più precisi, alcuni ricercatori affermano che, indipendentemente dal tipo di colonia, una regina in piena maturità sarebbe in grado di deporre un uovo ogni 24 secondi. A completare solo in parte il complesso quadro riproduttivo di Solenopsis invicta, si aggiunge la possibilità di ibridazione con Solenopsis ricteri, conosciuta come Black Imported Fire Ant. Numerose sono le documentazioni sui ritrovamenti di ibridi tra le due specie e sull'osservazione in natura durante l'atto riproduttivo. Molto è stato detto sul tipo di foraggiamento di Solenopsis invicta, che, a torto, è stata ritenuta a lungo tempo una specie prettamente carnivora. Osservazioni condotte in natura ed in cattività rivelano invece spiccate abitudini alimentari rivolte a fonti vegetali. Noti sono i danni che queste formiche arrecano nei campi coltivati. Consumano semi appena piantati e semi germinati da poco, dai quali traggono liquidi necessari alla loro sopravvivenza. I danni non si limitano solo al consumo di tali vegetali, ma anche dal fatto che lo scavo continuo dei loro nidi mette in condizione di crisi l'apparato radicale delle colture, decretandone la morte. È nota anche la loro abilità nell'allevare afidi, dai quali ottengono la melata, che vengono accuditi, protetti e spostati fisicamente su diversi vegetali e continuamente traslocati su piante fresche non appena le precedenti vengono esaurite, vanificando così i tentativi di controllo di questi parassiti da parte degli agricoltori.
In tema di danno arrecato alle risorse alimentari umane, si deve per forza citare la pericolosità che le RIFA perpetrano a carico degli animali da reddito. Sono molti gli animali attaccati da questa specie di formica. Lesioni, infezioni, contaminazioni e morte, soprattutto in allevamenti avicoli di piccoli mammiferi, portano come risultato grosse perdite che gravano sull'economia dei paesi in cui le formiche di fuoco sono stabilite. Ingenti sono le somme sborsate per il controllo e l'eradicazione tramite l'uso di pesticidi. Vengono contabilizzati in negativo milioni di dollari all'anno per danni all'agricoltura, all'allevamento e per la sanità. In alcune regioni degli Stati Uniti si è addirittura aggiunto un nuovo modo di dire: che tu venga divorato dalle formiche di fuoco, tanto per rimarcare la massiccia presenza di questa specie. Tornando alla biologia e al comportamento di Solenopsis invicta, le osservazioni riportano che soltanto un quinto della colonia esce dal nido per la caccia. Di fatto queste formiche sono di piccole dimensioni ed una colonia potrebbe essere predata e sterminata facilmente se il grosso delle risorse numeriche venisse impiegate nelle attività esterne al nido. Come in altre specie di formiche, il numero degli esemplari impiegati nella pericolosa attività del foraggiamento è il numero che la colonia può permettersi di sacrificare. Parlando sempre di sacrificio, è doveroso raccontare la loro capacità di risposta a situazioni estreme, come le alluvioni, soprattutto nelle zone di origine, caratterizzate da notevoli stagioni delle piogge. Solenopsis invicta avverte velocemente il salire del livello di umidità nel nido ed in presenza di un eccesso di acqua, alluvione o allagamento, riorganizza la propria struttura sociale per fronteggiare l'emergenza. In pratica, tutti i componenti della colonia si distribuiscono in una sorta di zattera galleggiante. La massa dei loro corpi, a prima vista, potrebbe sembrare un assembramento dettato dal caso, ma non è così. Particolari osservazioni hanno chiarito che questa organizzazione, invece, sia molto ben strutturata. Nel livello più basso, inteso come nella parte della zattera composta da formiche che sono immerse nell'acqua, prendono posto i primi maschi alati, se presenti, insieme alle operaie più anziane che trattengono, con i loro peli del corpo e le zampe chiuse, bolle di aria strappate al suolo durante l'alluvione. In questo strato basso, sommerso, vengono posizionate anche le larve a fine sviluppo, che essendo composte da molti grassi ed avendo di conseguenza un peso specifico diverso, vengono impiegate con una sorta di salvagente, contribuendo al galleggiamento della massa. Regina e uova sono protetti dalle operaie più giovani all'interno di una palla, formata dai corpi delle formiche stesse posta al centro dello strato della zattera. Se fossero in superficie verrebbero facilmente predate, determinando la fine della colonia. Nella zona più alta, nella superficie di questa zattera, alloggia la restante parte delle operaie e le regine alate, se presenti. Lo strato più basso, quello immerso, è in continuo movimento. Viene sottolineato che in questa situazione di estrema sopravvivenza, che può perdurare fino a 12 giorni circa, il veleno prodotto dalle Solenopsis invicta risulta essere parecchie volte più potente del veleno prodotto in situazioni di normalità, e che l'aggressività nei confronti di un qualsiasi animale o umano che si avvicinasse alla massa galleggiante sarebbe notevolmente enfatizzata dalla situazione anomala in cui versa la colonia. In definitiva, l'epiteto specifico invicta rende davvero giustizia alla capacità di sopravvivenza di questa specie. E ad onor del vero, è giusto ricordare che anche questi invincibili hanno dei nemici naturali e non. L'uomo impiega i più svariati pesticidi nel tentativo di debellarle, e non solo. La conoscenza dei nemici naturali ha portato l'uomo a intraprendere anche una lotta biologica a danno di queste formiche, allevando e spargendo questi nemici nei territori occupati dalle formiche di fuoco. Sono molti i coleotteri che si nutrono delle larve di queste formiche. Sono molte le specie di libellule che fanno una vera strage predatoria di sessuati durante il volo nuziale. Le mosche del genere Pseudacteon sono parassiti efficaci delle formiche. Queste mosche sono attratte dagli alcaloidi del veleno delle Solenopsis. La mosca attacca la formica atterrando sulla porzione posteriore della testa e depone un uovo. La posizione dell'uovo rende impossibile per la formica rimuoverlo. Le larve migrano verso la testa, quindi si sviluppano nutrendosi dell'emolinfa,
del tessuto muscolare e del tessuto nervoso. Dopo circa 2 settimane causano la caduta della testa. A questa lista di nemici naturali possiamo aggiungere anche gli uccelli, gli aracnidi, gli armadilli e altri mammiferi che regolarmente si nutrono di formiche. Annoveriamo anche alcune specie di formiche che predano abitualmente le colonie giovanissime di Solenopsis invicta, come ad esempio le formiche del genere Pogono Myrmex, Ectatomma e Lasius, che predano le regine neosciamate e sterminano colonie nelle prime fasi di sviluppo. Bene, quanto detto fino ad ora va considerato come un quadro generale di questa specie esotica. Nel nostro ambiente è molto facile lasciarsi affascinare da specie così dinamiche ed eterogenee nel comportamento. La facilità di allevamento, la veloce crescita della colonia e le decine di aspetti biologici interessanti rendono attraenti le specie esotiche come Solenopsis invicta. La ragione di questo video è quella di portare a formulare una serie di riflessioni sull'argomento esotiche. La detenzione ed il mantenimento di specie non autoctone può portare ad esporre se stessi e l'ambiente a pericoli davvero reali e non gestibili. La superficialità, l'inesperienza e l'accidentalità sono spesso alla base di eventi che vanno scongiurati il più possibile. La storia ci insegna come l'uomo sia il colpevole primario dell'impoverimento della biodiversità in ambienti dove, accidentalmente o meno, ha introdotto specie esotiche di qualsiasi genere. La biodiversità va protetta, preservata e promossa. In ambiente hobbistico come quello dell'allevamento di animali, spesso esotici, non si devono commettere errori che possono ledere la biodiversità dell'ambiente. Non ci si può permettere di causare danni derivanti dalla superficialità, dalla noncuranza e dalla leggerezza di certe azioni. Sarebbe imperdonabile. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda o vorresti vedere altri video informativi sulle formiche simili a questo, fammelo sapere con un commento. Come al solito, grazie per la visione e al prossimo video.